Allora, l'abbiamo annunciato da un po' di tempo, ci sono anche diversi post su pagine, insomma, chi non lo sa che oggi in radio festeggiamo i 25 anni di carriera di Gianluca Rando. Benvenuto Gianluca. Ciao a tutti, ciao Alfredo. Allora, Gianluca naturalmente non è un ospite nuovo per Radio Street, nel senso che sei venuto anche diverse volte, ma oggi è sicuramente un'occasione un po' più particolare. Primo, perché fai l'intervista con me. E questa è già una cosa molto particolare. No, perché tu, proprio in questo mese di settembre, in questo anno, in questo 2015, tu festeggi 25 anni di carriera. 25 anni fa tu iniziavi a suonare la chitarra. Sì. Ora, questo calcolo è dal momento in cui hai avuto la passione per lo strumento o il tuo debutto su una scena? Ma in realtà è una cosa molto... cioè, bisognerebbe capire se è nato prima l'uovo o prima la gallina. Questo calcolo dei 25 anni, appunto, perché anni da settembre io di... in realtà sono tra le persone che ama, come dire, appuntarsi le cose. Beh, certo, sì, e quindi questo chiaramente fai benissimo, naturalmente. In base a quanto ho appuntato, effettivamente quest'anno sono 25 anni di musica, quindi da... 25 anni dal mio primo concerto questo si poteva ritenere tale, no? Quindi dal tuo primo palco serio, esatto, perché il resto è stato preparatorio a questa cosa qua. Sì. E allora, perché tu suoni la chitarra e non per esempio il piffero o il pianoforte o non so un altro strumento? Questa è una bellissima domanda, no? Che mi... no? Ti io ringrazio. Io dico sempre che quando si fa l'arte, qualunque essa sia, succede una cosa che mi piace chiamare la luce nella strada verso Damasco, no? Cioè ti compare una luce che è una canzone, che è un quadro, che è una donna, e tu dici io voglio fare questo, voglio questo. E allora per te la luce per cui hai detto sì alla chitarra e no al colesterolo, qual è stata? No, io in realtà praticamente il primo strumento che imparai, insomma, sul quale appunto ero dirottato, ecco, diciamo così, fu il basso tuba, che non ha niente a che vedere con la chitarra. Il basso tuba è uno strumento affiato. Ah, okay, esatto. Perfetto, sì. Poi con il tempo... le madri, sai che sono molto misericordiose, sì, sì. E disse, forse è il caso che il piccino cambi strumento. L'avevamo anche perché facevi casino, secondo me. Facevo casino. Non ti si e mi innamorai appunto della chitarra, ascoltando il grandissimo Jimi Hendrix. È normale che un chitarrista si sia ispirato a Jimi Hendrix. Certo, no, ma... Allora, dici l'impatto che tu che hai avuto con Jimi la prima volta che l'hai sentito. Intanto Hendrix, a mio avviso, fu un innovatore. Cioè, nessuno... cioè, lui prese la chitarra in mano, disse, da questo momento in poi la chitarra viene suonata in questa maniera sì. E quindi chiaramente un chitarrista senza conoscere Hendrix non è un chitarrista. Sono d'accordo con assolutamente. Te assolutamente. Potete immaginare un ragazzino che a 13 anni aveva seminato negli ambienti di casa 3000 amplificatori per la felicità dei genitori, certo. A dei volumi allucinanti. Dico, tu hai iniziato sentendolo Jimi Hendrix, perché in Italia non era facile andarlo a sentire. Assolutamente. Ma la prima volta che lo hai visto e hai visto quello che faceva, suonava ho la chitarra con i denti, pazzo, poi la bruciava a fine concerto, no? Sì, lui faceva delle cose veramente pazzesche che penso soltanto lui poteva permettersi. Ma 25 anni dopo, e quindi con una tecnica ormai consolidata, sì. Ecco, Hendrix è ancora il numero uno dei chitarristi o c'è qualcuno che riesce a allora, fare meglio di lui? A mio avviso è comunque una pietra miliare e nessuno potrà togliergli quello che ha fatto, perché comunque è stato veramente un innovatore. Quindi è ancora quindi, un punto a mio avviso, sì, a mio avviso sì, ci sono tantissimi bravissimi chitarristi. Ma quello che io sento oggi è più una ripetizione, più una clonazione di tanti musicisti che, usando una parola grossa, si scopiazzano fra di loro. Mentre Hendrix, se vogliamo esaminare anche il periodo, c'era Hendrix, c'era il filone rock progressive, l'hard rock, c'era una grandissima differenza fra Hendrix e Richie Blackmore, ad esempio, dei Deep Purple, piuttosto che Jimmy Page delle Zeppelin. Sì. Hendrix aveva un suo modo di suonare, un suo suono, ed è rimasto tale e quale. Cioè, voglio dire, oggi se ascoltiamo un disco di Hendrix, capiamo subito che è Hendrix, non può essere nient'altro che Hendrix. Va bene, allora vi abbiamo raccontato in questi primi minuti proprio l'infanzia di Gianluca Rando, quindi il suo innamoramento per la chitarra. Fra un po' continueremo a seguire questo percorso fino ad arrivare naturalmente alla prima volta sul palco, da cui poi parte il conteggio dei 25 anni, sì. E poi dal fatto che diventa anche autore delle sue canzoni. Noi poi fra 25 anni parleremo del cinquantesimo magari. Allora, no. Gianluca ci raccontava che
che il suo approccio con la chitarra naturalmente è influenzato dai grandi rocker degli anni 70. Sì, Jimi Hendrix uno, e poi questo qui che è un caposaldo, no? Perché assolutamente fa Richie Blackmore, no? Era... Richie Blackmore con i Deep Purple, Smoke on the Water, di assolutamente cose... un'icona del rock. Ma sai, io facevo una considerazione, però la tua generazione, anche la mia, ha avuto dei musicisti di riferimento, no? Blackmore, sì. Hendrix e così via, per cui un ragazzo nell'età in cui gli ormoni, la voglia di fare cose sono si appassiona, quando piace l'esplosione, tu dici ok, voglio fare il chitarrista come, voglio fare il cantante come, voglio fare il batterista. Oggi mi metto nei panni, per quello che posso, di un ragazzino di 10-11 anni che ha cominciato ad avere il suo approccio con queste cose. Bene, vuole fare il chitarrista come chi? Ma guarda, il oggi, bassista come chi? Oggi c'è molta confusione, oggi c'è un insieme di idee, devo dire anche abbastanza confuse, perché la tecnologia sì aiuta, ma confonde anche parecchio il giovane. Ai tempi miei, quando appunto iniziai a suonare, non c'era chiaramente i mezzi di oggi, quindi la musica si ascoltava sul vinile addirittura. Non si scaricava. Non si scaricava, quindi o la compravi o la compravi. Sì, insomma, il ecco. Modo di fruire la musica era molto più... Ed era anche bello andarsi a studiare i pezzi sul vinile, cioè stiamo attenti. Cioè, io ricordo addirittura che prendevo i 45 giri e li rallentavo, quindi rallentandoli... Tecnica molto da disgiochi. Molto da disgiochi, ma rallentandoli chiaramente... Perdeva anche la, come dire, l'intonazione, quindi oggi è tutto diverso. Quindi diciamo che oggi il ragazzo è molto influenzato da tante cose, però secondo me non avrà mai un buon punto di riferimento, perché è una moda, ecco. Che poi la tecnologia non è che sia da demonizzare, perché per esempio tu nei tuoi live hai un uso della tecnologia in cui sei solo e sembra che sono in 10 con te. Sì, no? Poi molte volte appunto mi fanno questa domanda, dice ma tu hai registrato qualcosa? No, poi parliamo di questa tecnica. Sì. Va bene, insomma, stiamo per arrivare sul primo palco di Gianluca. Com'è stata questa, quanta emozione, com'era? Allora, in realtà fondai il mio primo gruppo che si chiamavano gli Albatros. Il nome bellissimo. Eravamo in quattro e facevamo le prime festicciole, sai, quei gruppi da cantina. Ma in realtà ballavano e poi miciavano e tu suonavi. Esatto, era sempre così. Era sempre così. Dice, ma tu dice, ma tu che fai? Dice, che fai stasera? Io stasera vado a suonare. Ma io suonavo e vedevo queste coppie che si abbracciavano, come i falò esattamente, sai, quei gruppi proprio. Io invece dice, ma tu, in realtà la mia prima vera esperienza, devo dire anche bella, non di ballo, non di ballo assolutamente, fu quando in concomitanza conobbi appunto una persona molto particolare, perché era poi subito siamo diventati amici e tutto il resto, però comunque era una persona molto molto come dire, anche lui di una sensibilità molto interiore, che aveva nel salone di casa dei suoi montato una batteria con immensa cioè, immaginate ragazzi, mi invita a casa sua, mi dice Gianluca, vieni e ti faccio ascoltare delle cose che faccio io. E aveva montato nel salone di casa sua una batteria immensa con tutti i tom, rototom, cioè una cosa mai vista. E l'ho voluto invitare stasera con noi in radio, perché è lui che, voglio dire, insieme a me fa parte di questa storia, di questa di questa storia, ed è Luigi Santoro. Ciao. Tu quindi sei batterista? Lui sì, strimpello quindi... la batteria, confermo quello che dice Gianluca. E allora chi era il tuo batterista di riferimento in quegli anni? Collegandoci ai John Bonham. John Bonham, vero? Sì. John Bonham, dai. Certo, chi se no, quegli anni era sufficientemente pazzo per suscitare l'interesse di un ragazzo. Anche Ian Pace comunque non... No, ma John Bonham, Ginger Baker dei Cream, non so se... Sì, come assolutamente, no? assolutamente. No, ma frequentavo. Quello appunto che mi colpì fu il fatto quando mi invitò a casa sua e vidi questa batteria immensa, e i Ginger erano tranquillissimi. Cioè, io vivevo in conflitto con i miei, perché all'epoca stavo chitarra. Con i miei, perché avevo amplificatori seminati in tutti gli ambienti di casa con dei volumi allucinanti, lui invece caricava su sta batteria volumi esagerati. Non aveva condomini, però, secondo me. Assolutamente. La cosa piacevole fu che lui non mi fece un provino, cioè non c'era un provino. Fu un modo per ascoltarci e confrontarci a vicenda.
E esattamente un mese dopo, se non due, ci ritrovammo assieme a fare il nostro primo concerto. E quella è la data? Sì, dei 25 anni. Sì, era il 1991, con l'esattezza. Ah, qualche anno fa. No, io dico a tutti quelli che oggi hanno 30 anni, 91, cioè vi ricordate, no? Sembra ieri, invece. Io ne avevo 12. Io ne avevo 13. E quindi io non ve lo dico. C'era di bello che io provenivo dalle feste fatte in cantina. Sì. Quando mi trovai a suonare con lui, che già viaggiava con un service alle spalle, con un'attrezzatura, devo dire, anche abbastanza decente, io avevo un amplificatore Marshall all'epoca che era un 12 watt, che credetemi era una scatoletta, mi trovai, sono andato su un palco, sì. Un ragazzo, voglio dire, a quell'età non capisce più niente, cioè gli dice... Scusate le volgarità, cazzo, sono arrivato. Cioè, anch'io posso dire la mia da questo momento. E da lì appunto nacque questo gruppo che si chiamavano i Top Level. Allora, andiamo ad ascoltarci una tua composizione originale, si chiama Scenery. Ed è... vabbè, ascoltiamola e poi ne parliamo. Ok. Certo che comunque dai sonorità rock iniziale, in realtà poi il tuo percorso ti porta ad altro tipo, no? di gusti musicali. In realtà cosa succede? Succede che nel mio percorso conosco una persona che poi diventa, tra virgolette, anche il mio migliore amico. Uh-huh. Un rapporto veramente di odio e amore, per chi ci conosceva assieme, che era il grande Pippo Mafali. Sì. Io avevo ed ho tuttora l'abitudine di andare in vacanza a portarmi uno strumento e quindi registro tuttora dei provini. Quando portai questi provini in studio, dopo che li avevo fatti durante una vacanza, lui li ascoltò e disse: guarda, tu se non fai un disco sei un pazzo. Io ho detto: ma Pippo, ma chi è che può comprare un disco di Gianluca Rando? E devo dire che proprio questo brano diventò una hit, ma veramente, lo dico, tutt'oggi è un brano che amo eseguire ed è forse uno dei più gettonati delle mie produzioni, devo dire. Va bene, il racconto dei 25 anni di Gianluca continua dopo il GR. E allora abbiamo parlato in questi primi 15 minuti con Gianluca Rando nella sua storia dei 25 anni, del fatto che le basi sono stati appunto il rock degli anni 70. Assolutamente. E naturalmente non potevano mancare le Zeppelin, anche perché il tuo batterista naturalmente aveva John Bonham come batterista, non di riferimento, ma insomma è uno degli idoli, di quelli che lo convinsero a scegliere questo strumento e ad abbandonare il basso tuba. Ma sto basso tuba non è che ce l'avete a casa per caso? Io ce l'ho avuto per un periodo, però poi...
Allora, stavo raccontando che il tuo primo vero concerto è con, appunto, con il tuo batterista da 25 anni. Una festa in casa? Assolutamente no. Vi racconto questo concerto perché aiutami, Gianluca, io poi confermo, però ora è da ascoltare. Concerto alle 22:30. Noi alle 3 del pomeriggio eravamo già lì pronti. Confermo. C'era un palco immenso, non dico la località. Era all'aperto. Era all'aperto. Dove? In città questo? In città. Palco immenso. Sì. Lui usciva, questa sua batteria, lui più gasato di me, perché tra l'altro io facevo, come dire, proseliti, nel senso che tutte le persone che frequentavano con me inspiegabilmente diventavano più folli di me. Allora lui andò e montò per prima questa batteria sul palco, al centro del palco. Arrivò l'organizzatore che, quando arrivò, noi eravamo tutti gasati, avevamo fatto le foto, eravamo già tutti... all'epoca le foto. Sì, le foto. È bellissimo, no, che a mano che tu racconti. Vedi la scena. Ragazzi, ora ti devi immedesimare in questa cosa che lui dico, le foto che poi non c'era nessun social su cui metterle. Assolutamente. Devi aspettare. No. Montò questa batteria, ripeto, immensa, tutta microfonata, contento, e lui scese dal palco contento, dice: "Giallo, come si sente? Boom, pa, ta, pum, ta, 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 bellissimo". Ok, eravamo tutti contenti, gasati. Arriva l'organizzatore e dice: "Ma che state facendo? Come stiamo facendo? Abbiamo montato la batteria, ora sto montiamo altri strumenti. Ma guardate che poi sono adesso sotto del palco". "Ma perché? Ma perché sul palco ci sarà un gruppo che deve ballare, che devono fare". Quindi poi noi, devo dire, con molta professionalità, ma anche con un po' di dispiacere, scendemmo sta batteria e la montammo sotto. E ci sono, ripeto, ancora filmati che custodisco gelosamente, che, ripeto, testimoniano questo nostro concerto che noi denominammo, se voi ricordate, c'era il concerto di Vasco Rossi fronte del palco, noi lo chiamammo da sotto il palco. Ma il repertorio qual era di questo primo concerto? Noi facevamo cover? In quel periodo noi di già pezzi originali? Assolutamente. In quel periodo noi suonavamo molta musica pop. Basso, batteria, chitarra, tastiere ed una voce femminile. Allora, eravamo io, Luigi Santoro, appunto, lui alla batteria, poi c'era Roberto Canistraci al basso, Antonio Scimone tastiere e Elena Venuti, che era la seconda tastierista e nonché cantante. E devo dire che fu, indipendentemente dalla location, dall'esposizione, fu veramente un grande spettacolo, perché ti accorgi che un concerto va bene non per come suoni, ma quando finisci di suonare la gente viene e ti stringe le mani. Quando ti stringe la mano una persona, indipendentemente da come tu hai suonato, dici: qualcosa ho trasmesso. E devo dire che quello fu un concerto veramente molto bello. Va bene, quindi questo è il debutto nel 91. Nel 91. E quindi, sì. Va bene, allora ancora un'altra cosa invece di originale di Gianluca. Stavolta si chiama Mediterraneo e poi ne parliamo.
vita succede che conosco un musicista davvero strepitoso, che è Nanni Civitenga, che è il bassista di Ennio Morricone. Lo conosco casualmente a Roma durante uno spettacolo che facevo lì e mi propone una collaborazione. E lui stesso mi dice: guarda, le tue sonorità sono molto, ma molto, come dire, musicabili per quanto riguarda delle colonne sonore. Prova a scrivere qualcosa per un documentario, per un film, un qualcosa. E devo dire che la prima cosa che venne fuori fu proprio questo brano. E in questo brano, appunto, c'ho l'onore di avere lui come bassista, quindi è stata un'esperienza stupenda. Senti, si parlava del fatto che la gavetta è una cosa che sembra finita. Sì. Vai a X Factor, vai da Amici, e quindi quello diventa la gavetta, poi vai e fai i concerti. No, non è così che può funzionare. Ma sicuramente la vetrina è una cosa molto importante. C'è un ragazzo che si approccia da adesso alla musica, chiaramente avere una buona vetrina ti aiuta, ma se non parti da zero, appunto come dicevo prima fuori onda, cioè vivendo anche umanamente un percorso musicale, quindi una, come dire, una specie di non gavetta, ma non so nemmeno io come chiamarla, non arriverai mai a suonare con il cuore giusto per poter emozionare qualcuno. Ecco, molta gente mi dice: sai Giallo, quando ti sento suonare mi emozioni. Questa è la cosa più bella che mi posso sentir dire. Beh, perché? Certo. Perché quando, anche all'epoca mia devo dire, quindi quando iniziai a suonare, che erano, suonare seriamente, che erano alla fine degli anni 80, si faceva a gara chi suonava, chi faceva più note, i vari Van Halen, Steve Vai, piuttosto che Malmsteen, li ascoltavo, ma io rimanevo sempre più influenzato dall'unico chitarrista, gli unici chitarristi che facevano due note ed erano qualcosa di inebriante, non vi so dire, cioè non vi so spiegare, ed erano David Gilmour dei Pink Floyd. E sicuramente il grande Dodi Battaglia dei Pooh. Andiamo un po' correndo storia, allora, perché insomma poco a poco tu cresci, cambiano anche i tuoi partner, no? Sì. La band con cui sei durato di più qual è? Bella domanda. Probabilmente i Golden Boys. Praticamente Gianluca, vabbè, iniziamo con i Top Level, 15 anni ciascuno, io qualcuno in più, unico autista perché probabilmente non andavamo in giro. No, avevamo un furgone, un furgoncino, cioè, ma mangiavamo panini, cioè, vivevamo perché dentro. Io a 18 anni neopatentato, tipo, ti lascio immaginare. Praticamente questa formazione, che all'inizio erano 5-6 elementi, poi pian piano arrivarono ad essere 3 elementi: Ciccio Solaci batteria, tastiere Mimmo Piccione e Franco Marcimino basso e voce. Da lì il passaggio di Gianluca, chitarrista, diventò proprio, anzi addirittura lui credo che esordì come bassista, perché il bassista Franco aveva problemi con la spalla, Gianluca da chitarrista si trasformò in bassista. Anche Lucio Battisti cominciò come bassista. Assicurare che vero? Sì. Senza nulla togliere al Gianluca il chitarrista, Gianluca il bassista è impressionante, ha un senso da di... 6 a 4 corde è più facile. In realtà non è così, lo so. Invece la cosa folle era che quando mi proposero di fare questa cosa, io ero ancora più folle di oggi, nel senso che io l'idea, io non suonavo come suono oggi, adesso lo posso dire, suonavo veramente da cani, lo posso dire assolutamente, io non suonavo bene la chitarra, assolutamente, la suonicchiavo. Quando mi proposero di suonare il basso, invece io accettai con entusiasmo la sfida. E quindi da lì, anche da lì, quindi cominciarono una serie di eventi, di concerti, accompagnando e aprendo spettacoli a grandissimi artisti. Te ne cito qualcuno, Gianni Bella, chi c'era quell'anno? Giardino dei Semplici, se non sbaglio, cioè tutti quei gruppi degli anni 60, fine anni 60, che ancora avevano un mercato. Che avevano un mercato, cioè. Quindi cominciamo a girare parecchio con questo gruppo. Allora torniamo ancora, perché poi abbiamo un'altra pausa, un'altra cosa di Gianluca. Dal titolo sembra davvero una cosa molto personale, molto ed emozionale, personale. No? Sì. Dedicata a tuo nonno. A mio nonno. Giusto?
nonno ha avuto il tempo di vederti suonare? Mio nonno... Allora, mio nonno, sì, parte dei miei nonni hanno avuto la possibilità, il tempo di vedermi suonare. Come dicevo fuori onda, io provengo da una famiglia dove quasi tutti facevano musica. Mio nonno paterno suonava la fisarmonica, mio zio la chitarra, quindi a casa era un po', come dire, una tradizione, un uso, ecco, molto, molto frequente quello di riunirsi e dopo cena mettersi a suonare. Questo brano è un brano che scrissi quando venne a mancare mio nonno materno e devo dire che nacque tutto di getto ed era un brano che in realtà non doveva essere pubblicato, doveva soltanto essere uno sfogo mio personale, ma quando riascoltai il provino definitivo dissi perché non condividere anche questo momento con la gente che mi vuole bene, con la gente che mi segue, e quindi inserì questo brano all'interno di questo disco che era il 2009 e si chiamava Alba Occidentale. Va bene, stiamo raccontando naturalmente con i tempi radiofonici, quindi molto in fretta se vuoi, i tuoi 25 anni di carriera, sì. Gli inizi che sono sempre molto curiosi, il tuo primo concerto sotto un palco, non sopra un palco, ma hai parlato di uno musicista di Messina che è stato molto importante nella tua vita, non sì. Solo professionale. Sì, sì, sì. De Pippo Mafali, praticamente intorno al 2010 è iniziata questa collaborazione con lui, dove io e lui ci trovavamo relativamente, io chitarrista e lui bassista, a fare turni per dischi di vari cantanti. E un giorno, durante un concerto nostro, ci guardiamo veramente negli occhi come una promessa di matrimonio. Sì. Ci guardiamo negli occhi... improvvisamente assieme, proprio lo ricordo come fosse ieri, decidemmo di fare un disco, perché dice ma perché registriamo per tanti musicisti, per tanti cantanti, perché non facciamo un disco nostro? E devo dire che la cosa fu molto 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 bella, perché nel frattempo Pippo si era sposato con Eliana Risicato, che tra l'altro è una mia carissima amica anche lei, e aveva avuto il primo bimbo, quindi durante il giorno non poteva dedicarsi a queste cose. Noi registravamo di notte e credetemi, suonare delle cose bellissime, cioè io dico sempre che questo disco in particolare si chiama Flamenco Gem, è un disco che parte dal cuore e va al cuore, e credo che sia il ricordo più bello, quasi una sorta di regalo, ecco, che mi abbia potuto lasciare il grande Pippo Mafali. Thank you.
Stai in studio con questo è Flamenco Jam con Mafali, con il grande Pippo. Ma adesso dal vivo riesci comunque a ricreare il suono, allora, di più chitarre, nasce... perché hai una cosa che si chiama Loop Station, che sembra, bravo, un videogame, in realtà è un'altra idea. No, scherzi a parte, quando Pippo chiaramente, come tutti sapete, ci ha lasciati e mi sono trovato come un tavolino senza una gamba. Dico, se posso dire una cosa, anche a beneficio di chi magari sente per la prima volta questi nomi, ma mi pare difficile. Quando Pippo se ne andò, ci fu un grande cordoglio in città, proprio, esatto, generale. Sì, sì, sì. Un grandissimo cordoglio. Evidente, perché Pippo, sappiamo tutti, essere una persona molto, molto particolare, ma anche una persona di cuore, devo dire. Si faceva volere bene, ecco, questo lo posso dire perché l'ho conosciuto abbastanza, sì, bene. E ti stavo dicendo, quando praticamente Pippo se n'è andato, nasceva la necessità di dover fare queste cose dal vivo e di ricominciare, di rimettermi in gioco. Quindi avevo la necessità di clonare me stesso, e qui doverai una loop station. Cioè, ma tu suoni su delle basi preregistrate? Io, assolutamente no, io registro tutto al momento, è come se ci fossero tanti Gianluca. Chi lo ha visto recentemente dal vivo, in realtà, come si fanno a vedere? Sei praticamente ovunque. No, hai una chitarra strana, perché sembra che sia bucata, sì, al ultimamente centro, ho, no? una chitarra strana, che mi sono fatto. Però ti fa da acustica e da qualcuno elettrica. Lo ha visto addirittura in due posti, contemporaneamente. Lo chiamano Pio. Sì, lo chiamano Pio. No. Faccio anche un po' di pubblicità al mio militario Salvatore Mancuso, che a volte lo faccio veramente impazzire, perché faccio delle richieste pazzesche. Avevo bisogno appunto di uno strumento che era, che fosse appunto utile ovunque, e appunto mi sono fatto costruire questo strumento, che è uno strumento stupendo, che ha, insomma, è una chitarra tua esclusiva, Lui la chiama Yamarando, perché è una chitarra di disegno Yamaha, però in realtà è tutta modificata. Vabbè, allora abbiamo, come dire, raccontato soprattutto gli inizi, che sono quelli più curiosi, no, più interessanti, sì, e poi questa parte centrale che è stata molto formativa, quella con Pippo, che abbiamo appena, sì, ascoltato anche in questo brano, sì. Dopodiché cominci una tua attività in cui non c'è molta gente intorno a te, la tecnologia ti consente appunto di, sì, essere da solo, sì, però non hai mai rinunciato alle voci femminili, assolutamente, non hai mai rinunciato neanche a queste collaborazioni un po' prestigiose, no? Per esempio, parlando di radio, tu ti occupi delle canzoncine, dei nuovi programmi di Nino Frassica. Ho curato le musiche per la mia audiobiografia, che è andata in onda su Rai Radio 1, e attualmente sto facendo con lui il programmone su Rai Radio 2. Nino è una persona stupenda. Va in onda alle 6, quindi non è in conflitto con noi, perfetto. No. Va in onda ogni sabato e ogni domenica su Rai Radio 2 alle 13:40. Perfetto, ed è molto divertente. È divertente perché Nino ha iniziato proprio in una radio di Messina sui primi passi, quindi di conseguenza per lui è il ritorno a casa, la radio perlomeno. E poi chi ti segue su Facebook sa, insomma, più o meno conosce tutti i tuoi spostamenti. Sei stato parecchio impegnato alle Isole Eolie. Sì, allora, no? Quest'anno con belle partecipazioni. Cosa succede? Succede che quest'anno decido appunto di festeggiare questo anniversario mettendo su appunto questo tour alle Isole Eolie. Esattamente ho fatto come date Stromboli, Salina, Lipari e Panarea.
ho fatto parecchi, quasi 30 se non 36 eventi consecutivi. Aspetta, in quanto tempo però? Perché non tornano i conti. Io parlo sempre al plurale. Ho iniziato quasi a fine giugno e fai conto che sono rientrato la settimana scorsa. Quindi più o meno uno ogni due sere? Sì, una cosa del genere. E poi ho avuto la fortuna, ma anche come dire, il piacere di poter condividere il palco accompagnando degli artisti strepitosi. Ne ascoltiamo una? Cominciamo a ascoltarne una. Serena Autieri. Dal vivo questa con Serena Autieri. Cos'era, agosto quando avete registrato? Sì, era agosto ed eravamo al Salina Film Festival. Ah, perfetto. E Serena Autieri, che è napoletana, difatti lo canta come se fosse la sua lingua madre, lo è in qualche maniera, no? Assolutamente, assolutamente. Poletana doc. Ma è di collaborazione, è nata, come dire, casualmente, non è che era stata provata prima? Assolutamente no, tutto casuale. Con Serena, sì, tutto casuale. Con Lopez? Invece con Lopez ci siamo conosciuti, io mi trovavo a Panarea appunto per fare dei concerti e lui era lì in vacanza. Allora lui aveva assistito al mio concerto, mi ha detto, me l'ha detto facendo l'imitazione di Maurizio Costanzo, perché lui è un folle. Beh, sì, lui parla solo, sì. Lui anche fuori parla facendo imitazioni, mi ha detto guarda, dobbiamo fare per forza uno spettacolo assieme. E vi sembra assurdo, due giorni dopo che ci siamo conosciuti, eravamo sullo stesso palco assieme ed è stata una serata stupenda perché eravamo in una location bellissima di Panarea. Allora, Lopez, che tra l'altro ha questa passione per Frank Sinatra, sì, lo canta anche imitandolo molto bene, e difatti questo è un classico di Frank fatto da voi due, si chiama Strangers in the Night. È anche insolito cantare delle canzoni di questo genere, di canzoni di Frank Sinatra con la chitarra, perché però Gianluca è un'orchestra, diciamo, no? E quindi è così. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we
said at first, hello, hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Visto il tempo come passa in fretta, insomma, no? Anche tu hai 25 anni, alla fin fine, siamo riusciti a Windy Parley, come si più o meno una cosa del genere. Adesso voglio dire, questa festa dei 25 continua in qualche maniera, c'è una qualche cosa particolare che hai preparato, una torta gigante, non ho idea. Allora, di torte me ne hanno preparate a volontà, ragazzi. Certo. C'erano tutte le torte delle sue donne. Non dire queste cose. Donne cantanti, le tue cantanti, ok? Le mie cantanti. No, c'è in programma un video dove una sorta di documentario dove appunto con l'aiuto di tanti amici, tra cui i vecchi produttori, i giornalisti, gente, ci siamo anche noi, ci siete anche voi, tra l'altro, questo, sì. Ci siete anche voi, noi, sì. E anche loro, devo dire, l'aiuto anche di Massimo Lopez piuttosto che Barbara Cola, che non abbiamo avuto il tempo di parlarne, però è suonato anche con lei, sì. Barbara con Cola, lei, e tra l'altro di Gianni Morandi. Sto registrando il suo nuovo disco, e quello dico anche con un po' di orgoglio, sto curando gli arrangiamenti. Va bene, quindi lo sapremo naturalmente con i soliti canali che ormai, esatto, ci riescono a far sapere tutto. Allora, grazie a Gianluca, ancora grazie a voi. Auguri per questo traguardo, auguri anche al tuo batterista storico, sì, sì, sì. Luigi Santoro, grazie, lo ringrazio. Grazie a voi invece. Va bene, grazie anche a Manuela che ci ha tenuto compagnia qui. Grazie a te, soprattutto anche il piacere di rivedere finalmente Gianluca in questo studio insieme. Ecco, dovremmo venirci più spesso qui, com'è questa cosa? Dobbiamo organizzare più spesso. Vediamo. Magari nella sua tua serata. Abbiamo altri 25 anni davanti a voglia. Noi. Voglia. Signori, allora, grazie. Grazie a tutti. Noi torniamo domani con i latitanti. Io invece, io sempre con Fascination Street, non è strip, street. C'era una T alla fine, si fanno stare i pensieri dalle 12 alle 13. Va bene, buona serata, un bacio a tutti, bye bye, ciao.